Anche con Campagnaro in campo, il Pescara non arresta l'emorragia di sconfitte, perdendo anche al Libero Liberati al cospetto di una Ternana mediocre e uscendo per la prima volta dalla zona playoff dopo 5 mesi. La crisi dei biancazzurri è sempre più evidente, con una squadra che ritrova una certa solidità difensiva, peccando però in attacco, dove è riuscita a costruire davvero poco. Il momento è difficile, solo una vittoria sabato prossimo nella gara dell'Adriatico con il Como potrà riportare un po' di sereno in casa adriatica. Grosse novità in formazione in casa biancazzurra, con Campagnaro in campo dopo quasi 2 mesi. In porta spazio ad Aresti, in attacco ad Andrea Cocco al fianco di Gianluca Lapadula. Nella Ternana in difesa c'è l'ex dal dente più o meno avvelenato Damiano Zanon. Sugli spalti 4.000 spettatori con 400 tifosi biancazzurri che resteranno ancora una volta delusi. Avvio di gara bloccato all'insegna dell'equilibrio, visto che solo al 13° arriva il primo tiro in porta della gara, con una conclusione centrale di Ransford Selasi dai 25 metri che non crea problemi a Mazzoni. La gara è giocata su ritmi bassi e compassati e con i due portieri spettatori non paganti. I ragazzi di Massimo Oddo ci provano al 26esimo, prima con Torreira, poi con Benali e infine con Lapadula, ma trovano la respinta di Mazzoni, grande protagonista. La squadra di casa, reduce della vittoria di Avellino, risponde al 29esimo quando Ceravolo se ne va in contropiede, tirando poi al lato dall'interno dell'area di rigore pescarese. Al 36esimo Grossi si fa vedere su punizione, fa correre un brivido ad Aresti con il pallone che finisce di poco oltre il montante. Si arriva così ai minuti finali della prima frazione di gioco, con pochi sussulti ed il risultato ad occhiali, con cui le due squadre si ripresentano in campo nella ripresa con gli stessi 22 di inizio partita. L'avvio di secondo tempo vede all'ottavo un'occasionissima per il Pescara, con il colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Gianluca Lapadula, che trova però il miracolo di Mazzoni, che svanaccia la sfera sulla linea di porta, evitando la rete biancazzurra. Il Delfino ci crede e continua a premere con i rossoverdi, che però non concedono grandi spazi al Pescara. E la formazione adriatica a fare la partita, con la Ternana che sembra accontentarsi del pareggio. I biancazzurri rischiano però al 26esimo, quando Ceravolo in area abruzzese colpisce l'esterno della rete. Poi cambia modulo mandando in campo Mazzotto al posto di Benali, con la Ternana che approfitta poi dell'unico errore della difesa abruzzese, segnando il gol del vantaggio al 34esimo con Busellato, che a sua volta usufruisce di un regalo, l'unico di Zuparic e compagni. Gelo fra i tifosi biancazzurri al seguito, con i rossoverdi che senza quasi mai tirare in porta si ritrovano in vantaggio. La risposta del Pescara è affidata al 35esimo a Cocco, che di testa mette a lato. Oddo tenta così il tutto per tutto, mandando in campo anche Mitrizza e Pasquato. L'assalto finale del Delfino è tanto generoso quanto improduttivo, con la quinta sconfitta di fila che diventa realtà per il Pescara. In vista della gara di Como inizia una settimana di passione, e non perché è arrivata la Pasqua. Oggi abbiamo impostato la partita in maniera diversa, abbiamo provato a fare una partita anche un po' più tra virgolette sporca, per cercare di dare un po' più di solidità, anche per il fatto che in campo insomma avevamo giocatori non al 100%, qualche assenza importante, quindi abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, ci eravamo riusciti, ma purtroppo il momento è così. A un certo punto con il nostro mezzali siamo calati un pochino, come è normale che sia. Avevo un po' paura dei loro cross laterali, perché sono molto bravi ad attaccare la porta, e ho voluto mettere un difensore in più per limitare questo tipo di giocate. Loro hanno allargato molto i loro due esterni e quindi ho cercato di limitarli, ma diciamo che abbiamo subito niente per 90 minuti e c'è stata quella circostanza in cui abbiamo preso gol. Oddo si sente tranquillo per quanto riguarda la sua posizione? Ma questo non è un mio problema, io faccio l'allenatore è sempre messo in discussione, queste sono cose che riguardano la società, non me. E noi avevamo paura di questa partita perché al di là dei risultati il Pescara rimane una squadra di altissima qualità e in certe caratteristiche forse la più forte del campionato, quindi dovevamo rimanere compatti. Siamo stati meno brillanti di altre volte, però è stata una partita di sacrificio, e dove siamo stati bravi nel sacrificio a crederci fino alla fine. Gli episodi fanno la differenza, perché credo che appunto abbiamo tirato poco in porta tutte e due le squadre, però faceva anche caldo, secondo me noi avevamo anche un giorno in meno di recupero rispetto al Pescara. Credo che sia stata una partita, dovevamo farla così, poi poteva venire un punto, siamo contenti che ne sono venuti tre,